scuola senza i ragazzi e i ragazzi senza la scuola non hanno senso. L'una esiste perché esistono gli altri. La scuola è sì un luogo a volte un po' noioso perché impone dei doveri e delle regole a noi ragazzi, ma può anche essere un luogo nel quale sentirsi liberi di essere se stessi, di giocare e scherzare insieme ai propri compagni e qualche volta anche con la scuola stessa. Eh sì, perché alla nostra scuola piace scherzare. Allora, faccio Chuck. Vai. Come si fa? Perché non si fa tutte le macchine. Davvero. Scena 12-13. La mia scuola è una scuola strana, molto spesso seria, autorevole, ma anche buia, fredda e a volte burlona. Il suo divertimento più grande è infatti farci gli scherzi, ma anche a noi piace farglieli. Come quella volta in cui... Io non ho voglia, aiuta! Ma che cosa? Io non voglio andare a scuola! Oh, allora andiamo a casa insieme! Levi, mamma mi fa! Quella mattina dovevamo portare a scuola degli strumenti inventati da noi che percossi o mossi potessero emettere dei rumori o dei suoni. Io ho portato questi due mestoli. Mentre aspettavamo il suono della campanella per entrare, li stavamo provando, verificandone i suoni e soprattutto la nostra creatività, che confrontando i risultati, come al solito, non era poi molta. La campanella. Stavamo entrando quando ad un tratto successe qualcosa che ci lasciò di stucco. La campanella non emetteva più il solito suono, ma il ritmo e la confusione dei nostri strumenti improvvisati. Era l'ennesimo scherzo che la nostra scuola burlona ci aveva fatto. Entrammo in classe. E prima ancora che iniziassero le lezioni, stavamo già complottando la vendetta. Lo scherzo che ci ho fatto è stato insopportabile. Dobbiamo fargliela pagare. Hai ragione. Anch'io andrei a dirgli faccio paroline. Ragazzi, perché non ricambiamo lo scherzo? Dobbiamo fargliela pagare. Cosa possiamo fare? Strappiamo i cartelloni. No. Per ricambiare lo scherzo, ognuno di noi propose qualcosa. Ma come al solito c'erano anche i meno propositivi, che si divertivano come matti. Poi, dopo tanti suggerimenti, ne emerse uno. La nostra scuola curava molto il solletico e... Ho un'idea! Se la scuola unisse tutti i nostri ritmi, vuol dire che è viva! E per questo, come tutti i ragazzi, soffrire il solletico! Che bello! Sembrerà di essere le giostre! E la scuola salterà in aria! Che idea, Maria? Facciamo venire il solletico! Sì, possiamo grattare pure! Che idea geniale! Che spero!
Quella volta l'avemmo noi l'ultima parola. Altre volte invece fu la scuola ad avere l'ultima parola. Ricordo quella volta. Palestra e come al solito giocavamo, gridavamo, ci divertivamo, insomma. Ma quella mattina successe qualcosa di inaspettato e di incredibile. Ad un tratto, alla normale e consueta allegra vivacità, subentrò nell'atteggiamento di tutti una sensazione di disagio, irritazione, nervosismo. Da ogni parte della palestra iniziamo a rincorrerci confusamente, a spingerci, a litigare per le cose più sciocche. Ma questo, purtroppo, fu solo l'inizio. Perché mi ha dato la spinta? Perché me l'ha tirata sempre? Ma non piano, dai! Penso al coraggio! Andiamo, dopo un po', infatti, iniziamo a udire non più grida, ma versi. Sì, proprio dei versi animali. Dopo un attimo di sbigottimento e sorpresa, iniziamo a comportarci anche come veri animali. Fu il caos. Tutti rincorrevamo tutti, chi saltava di qua, chi di là. Poi ad un tratto tutti scappammo a corsa dalla palestra, in ogni direzione, istintivamente iniziammo a nasconderci. E lo facemmo nei posti più strani. Ormai io e i miei compagni sapevamo bene come vendicarci della nostra scuola rispettosa. Il solletico e la solitudine erano tra tutte le altre cose quelli che più la facevano arrabbiare. Dopo un po' non ci fu più nessun grido, nessun verso, nessuna risata. Ci fu solo silenzio. Dopo un po', infatti, nel silenzio più assoluto, rimbombò, incuriosita e un po' preoccupata, la vociuna della scuola. Ottavio! Dove sei? Fatti vedere! Mario, su, non fare così! Dove ti sei nascosto? Paolo! Dai, vieni fuori, non lasciarmi sola!
Elena! Intanto, noi ragazzi, divertiti e silenziosamente sghignazzando dai nostri nascondigli, ascoltavamo le sue richieste accorate. Volevamo ricambiare per lo scherzo degli animali. Ragazzi, ma dove siete? Cattivi! Ragazzi, basta scherzare, venite fuori dai vostri nascondigli, non lasciatemi sola, cattivi! Dopo un attimo di silenzio, vedendo che nessuno rispondeva ai suoi accorati richiami, iniziò a enunciare una strana formula. Ananana, allena bagallonus, ad lumio calenus, o tutta cos'è, in osi, o navorbo navazzi, ed altri re. I ragazzi, non sentendosi più chiamare e udendo quella strana formula, incuriositi, iniziarono pian piano ad uscire dai loro nascondigli. Come d'incanto, guardandosi in faccia, tutti cominciamo a ridere a crepapelle del nostro compagno o compagna. I nostri capelli avevano assunto le forme più strane. Chi li aveva ad istrici, chi a scoppio di petardo, chi in avanti, chi indietro, chi bianchi, chi all'incontrario. Che buffi eravamo, anche quella volta la scuola era riuscita a dire l'ultima parola. Eh sì, perché alla nostra scuola piace scherzare. È come una vecchietta stizzosa, un po' burlona. Le piace far vedere che ha sempre lei l'ultima parola e che non le piace restare indietro rispetto a noi ragazzi. Perché forse è solo così che può credere di sentirsi ancora giovane. Chissà. Comunque sia, questa scuola un po' dispettosa è la mia scuola.